Signore e signori, oggi video importantissimo sulla gestione della liquidità. Nell'ultimo anno lo possiamo dire è cambiato il mondo, soprattutto per quanto riguarda la nostra gestione della liquidità e dei nostri asset monetari. La causa di questo stravolgimento ovviamente è stato il rialzo dei tassi, direi incredibile, che c'è stato negli ultimi 12 mesi. E questo ha portato ovviamente un mondo, ci ricordiamo tutti, no? Un anno fa, due anni fa, dove l'inflazione era zero, i rendimenti dei titoli di Stato erano negativi e quindi veramente come facevi a gestire la liquidità in quel momento? Era veramente difficile, infatti gli strumenti di cui si parlava erano liquidità, erano conti deposito, addirittura gestioni separate. Bene, oggi signori, a distanza semplicemente di qualche mese, questo mondo è stato stravolto ed ecco che se tu non hai cambiato il modo di gestire la tua liquidità rispetto a qualche mese fa, probabilmente hai un problema. Io in questo caso ti capisco, perché il cambio è stato uno super veloce e due sono questioni relativamente difficili, quindi se non si conosce bene l'argomento si rischia di fare peggio. Mi raccomando, clicca sul link in descrizione per richiedere un aiuto, un'analisi del portafoglio, un'analisi anche solo della vostra situazione della liquidità, della parte di portafoglio a basso rischio. Questo perché? Perché gli strumenti che erano da prediligere ieri probabilmente non sono i migliori che possiamo avere oggi nel portafoglio per gestire la nostra liquidità. Quindi mi raccomando, cliccate sul form, nel giro di 24 ore verrete contattati da uno dei nostri consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo per eventualmente migliorare la vostra situazione oggi. E quindi in tutto questo cataclisma per la gestione della liquidità ho deciso di fare un video nella quale andremo a vedere tre tipologie di strumenti finanziari, di scelte di investimento per il breve periodo, quindi basso rischio, breve periodo. Vediamo oggi cosa conviene fare. Ovviamente rimanete fino alla fine del video perché tra questi tre strumenti ce n'è uno che a mio modo di vedere oggi batte, ma proprio a mani basse, tutti gli altri. Diciamolo, i due driver principali che hanno stravolto, che hanno cambiato la gestione della liquidità in pochi mesi sono due. Uno è l'inflazione, e effettivamente il 2022 è stato definito come l'anno della grande inflazione, Great Inflation è stato definito, e dall'altra parte ovviamente il conseguente aumento dei tassi che ha portato oggi ad avere dei rendimenti molto interessanti, li vedremo all'interno di questo video, anche sulle scadenze di breve periodo. Partiamo dal primo strumento, parliamo del conto deposito. Conto deposito ormai penso che lo conosciamo tutti, molto semplice, noi prendiamo i nostri quattrini, li depositiamo all'interno di una banca che ci paga un tasso di interesse per appunto aver depositato i nostri soldi. Questo tasso di interesse sarà più alto più è il vincolo di allocazione dei miei risparmi. Signori, mi raccomando, ho già fatto un video su questo tema, non facciamoci ingolosire dai rendimenti alti. Perché? Perché ovviamente la parte di gestione della liquidità, di asset monetaria, non deve partire dalla scelta dello strumento finanziario. Vedo tanta gente che ho 100.000 euro, sai che c'è, faccio una parte nel conto deposito svincolabile, l'altra la vincolo a 5 anni che mi rende un po' di più. No, a mio modo di vedere è estremamente sbagliato. Uno, proprio il concetto di vincolare i soldi. Io per vincolare oggi i miei soldi in una banca che magari non è neanche così patrimonializzata, mettiamola così, insomma, io vorrei il 10%, il 15%, ma forse nemmeno. Cioè, quanto vale lo svincolo, il possesso dei miei soldi? Vale come... è un po' come spossessarsi dei propri soldi. Non lo so, io vorrei veramente un rendimento elevatissimo per spossessarmi dei miei soldi in un contesto nel quale le banche falliscono in 3 giorni. Vediamo, Silicon Valley Bank è un esempio veramente concreto che uno dice: ma come faccio a vincolare i miei soldi per 5 anni quando oggi all'interno di una banca, quando oggi una banca fallisce in 3 giorni? A mio modo di vedere è paradossale. No, no, io lo sconsiglio a priori. Piuttosto, se ho pianificato che una parte del capitale mi serve tra un po' di anni, allora andrò a scegliere un asset class diversa rispetto alla gestione monetaria. Un asset class ovviamente che magari è un pochettino più rischiosa, ma mi permetterà di nel tempo, nel giusto orizzonte temporale, di avere un rendimento più alto a quello che il mercato oggi mi offre per la gestione della liquidità. Va bene, però basta chiacchiere, andiamo a vedere allora lo strumento nel mondo dei conti deposito che ci potrebbe interessare. Ovviamente, classico disclaimer, non sto dando consigli di investimento,
Perché? Perché l'ho appena detto. Mi raccomando, signori, partite da una pianificazione finanziaria, non partite mai, mai dallo strumento. Quindi, se la vostra pianificazione finanziaria prevede questo asset monetario, allora potete andare su questa tipologia di strumenti. Ripeto, non sto consigliando un singolo conto deposito, una singola obbligazione, non ci saranno consigli di investimento in questo video. Lo ripeto per l'ennesima volta, proprio perché sono personali. Quindi se volete dei consigli di investimento, allora torno a ripetere, cliccate il link in descrizione, cerchiamo di capire qual è la vostra situazione, vi spieghiamo, questo è proprio un servizio di investimento, quindi vi spieghiamo il nostro servizio. Se poi vorrete continuare, chiaramente si farà un contratto con la MiFID, eccetera, 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 a regola d'arte e seguendo regole e leggi finanziarie. Quindi, giusto per mettere a terra un po' questo ragionamento, oggi un conto deposito che potrebbe non dispiacermi è conto progetto che sta facendo anche delle promozioni, quindi offre un 2,5% fino a, se non vado errato, il 30 settembre del 2023, per abbassarsi poi al 2% fino a fine anno. La cosa bella di questo conto deposito è che in 32 giorni i soldi sono liberi. Quindi io posso investire questi soldi, il giorno dopo che li ho investiti li voglio tirare indietro, entro 32 giorni, contando l'interesse, quindi mi calcolano l'interesse anche di questi 30 giorni, mi vengono ridati i miei soldini. E tra l'altro, altra trovata commerciale, rimborsano il bollo fino a per tutto il 2023. Ovviamente mi raccomando, prima di aderire a qualsiasi tipologia di strumento finanziario, contattate l'emittente, in questo caso Banca Progetto, leggete il fascicolo informativo, chiedete tutte le informazioni, anche perché le informazioni che dico oggi su questo video già tra un minuto potrebbero essere diverse, quindi non mi prendo la responsabilità delle informazioni che vi sto dando. Quindi ripeto, come sempre porto contenuti concettuali mai puntuali, non vi verrò mai a dire investite in questo strumento, non avrebbe senso. Quindi tasso di rendimento che a mio modo di vedere per uno strumento comunque svincolabile in 30 giorni non è male, con le caratteristiche che il conto deposito ci dà, caratteristiche che ovviamente non mi fanno entrare, tra virgolette, in modo diretto nei mercati finanziari, perché oggettivamente il conto deposito poi non ha un prezzo, quindi è veramente un contratto nel quale io ti do uno e tu mi ridarai uno più interessi, fine, cioè proprio semplice, quindi non c'è un'oscillazione e questo non è male, per chi soffre un po' il saliscendi, conto deposito è super tranquillo. Ovviamente non troveremo mai o difficile trovare una banca con un alto rating, quindi con un alto merito creditizio, che ci offra rendimenti molto importanti, quindi Banca Progetto, non dico che non è sicura, ha un modello di business tra l'altro molto particolare, però ecco, a livelli di capitalizzazione diciamo è ancora lontana da Intesa San Paolo, giusto per citarne una, quindi ecco, non sono banche sistemiche, ecco, e dall'altra parte quindi mi raccomando, cercherei di evitare di superare i 100.000 euro a conto deposito, che ricordiamo è il fondo di tutela dei depositi interbancari. Attenzione anche perché in genere questi conti deposito offrono un rendimento leggermente inferiore a quello dell'inflazione o comunque di altri strumenti che andremo sempre a vedere in questo video. Secondo strumento che diventa interessante per la gestione della liquidità breve. Attenzione signori, non sono impazzito, è il BTP. Vedo già parecchi di voi che dicono mamma mia, Danilo è impazzito, sta parlando come scelta di investimento del BTP. Allora, attenzione signori, piccolo passo indietro, io non ho mai parlato male di un'obbligazione in sé, anche perché un'obbligazione è uno strumento finanziario sulla quale si basano praticamente una marea di investimenti, quindi so bene che le obbligazioni sono un asset class importantissima per tutti i portafogli, all'interno di tutti i portafogli della società che amministro, quindi della Youinvest SCF, ci sono obbligazioni. Le due, secondo me, tipologie di investimento migliori in assoluto sono obbligazioni e azioni. Che poi da qua l'industria, l'ingegneria finanziaria abbia creato robe pazzesche, si può investire veramente su tutto, va bene, ok, attenti chiaramente, ma alla fine si va sempre lì, azioni, obbligazioni. Quindi le obbligazioni, io non parlerò mai male di un BTP, non parlerò mai male di un'obbligazione ad alto o basso rischio, anzi, se un'obbligazione
è più rischiosa mi offrirà un rendimento più alto, se è meno rischiosa mi offrirà un rendimento più basso. Questa è la dinamica facile delle obbligazioni. E perché parlo del BTP oggi? Ma come potrei parlare di qualsiasi obbligazione governativa europea? Perché? Perché comunque stiamo parlando di obbligazioni governative e quindi quella tipologia di obbligazioni che hanno una probabilità di default più bassa rispetto alle altre. Chiaro, se oggi parlo d'Italia e parlo di Germania, sto parlando di due cose, ahimè, diverse. Però siamo italiani, conosciamo il BTP, quindi vi porto questo esempio. Anche qua non citerò ISIN, questo è un video concettuale, ok? Mi piace molto di più farvi arrivare i concetti piuttosto che lo strumento, anche perché se vi faccio arrivare lo strumento ma non arriva il concetto, facciamo danni, sicuro facciamo danni. Ah no, ma non avevo capito. Ecco, lasciamo perdere lo strumento, parliamo di concetto. Se poi vorrete capire, entrare proprio nel dettaglio di capire anche lo strumento e un'eventuale gestione di una vostra liquidità, beh, signori, contattateci e lavoriamo insieme. Perché vi parlo di BTP e più in generale di obbligazioni governative? Perché, e mi ricollego all'inizio del video, oggi, signori, è cambiato il mondo. Oggi ci troviamo obbligazioni governative, quindi tendenzialmente sicure, a bassa scadenza, ha un rendimento molto interessante. Andiamo a vedere un BTP in scadenza praticamente a un anno, poco più, 2024, quanto rende oggi. Siamo andati a prendere un BTP con tasso cedolare zero, quindi praticamente rende zero e il rendimento atteso è dato dal prezzo. Guardiamo il prezzo, oggi il prezzo di questo BTP è poco sotto ai 97 euro. Qua possiamo vedere da un grafico il prezzo ufficiale del 16 marzo, quindi di qualche giorno fa ormai, pari a 96,80 euro. E in quest'altra immagine troviamo i rendimenti effettivi. Bene, qua ci dice che alla data di riferimento del 17 marzo il prezzo di riferimento era di 96,85, una duration modificata, che è molto legata alla scadenza, di poco più di un anno, quindi 1,04 la duration modificata, quindi la durata sarà poco più di un anno. Infatti questo BTP scadrà ad aprile del 2024 e offre un rendimento effettivo a scadenza praticamente del 3%. E da quest'altro grafico vi faccio vedere come sono cambiati i tassi nel giro praticamente di un anno. Se andiamo a vedere un anno fa, qua avevamo tutti i rendimenti negativi. Oggi per i BTP, ma questo succede anche per i titoli governativi francesi, tedeschi, che ovviamente rendono un po' meno, ma sono ampiamente positivi. Se torniamo in Italia, a 6 mesi troviamo il 2,97%, a un anno appunto troviamo il 3,044, a 2 anni il 2,96, a 3 anni il 3,22, insomma rendimenti intorno al 3% anche per scadenze veramente molto brevi. Questo è incredibile, ripensando, ripeto, solo a un anno fa. Abbiamo visto il secondo strumento, vediamo le differenze tra il conto deposito e il BTP. Allora, innanzitutto come rendimento, il 3% è più alto rispetto a quello di conto progetto, ci sono dei conti deposito vincolati a un anno, 2 anni che offrono il 3%? Forse sì, forse qualcosa sui 2 anni, non penso, penso qualcosa in meno, a un anno troviamo il 2,5. A più lunghe scadenze, ovviamente, se andiamo a 3, 4, 5 anni, troviamo anche il 4%. Ma qua lo ripeto, io Danilo Zanni, parlo per me, non investendo oggi, facciamola così, non mettiamola nel futuro, non investirei mai un euro in un conto deposito vincolato per 5 anni. No, ma proprio no, grazie, andate avanti voi. Perché quindi il BTP ci rende un po' di più a una scadenza più bassa. È vero che abbiamo il rischio tasso cos'è? La variazione di prezzo in funzione della variazione del tasso di rendimento, però su una duration, quindi su una durata talmente bassa, anche se i tassi dovessero alzarsi, ho fatto proprio un video a proposito, proprio qualche giorno fa, è caricato sul canale, lo potete andare a vedere, dove parlavo, oggi signori abbiamo dei rendimenti talmente elevati che possiamo guadagnare da questi strumenti anche in caso di ipotesi rialzo tassi. Quindi ha una duration talmente breve che l'impatto di una variazione di rendimento influirebbe veramente poco sul prezzo. Quindi basso rischio, anche rischio di variazioni di prezzo. L'unico rischio enorme, ovviamente anche se ha una probabilità di default bassa, rimane il rischio di credito. Il rischio di credito, signori, almeno da parte mia, Danilo Zanni, quando mi sentirete parlare di un singolo strumento finanziario, mi sentirete sempre parlare di rischio di credito, rischio emittente,
che anche se ha una probabilità, una percentuale bassa di accadimento, quindi qual è la probabilità che l'Italia fallisca? Bassa, non bassissima, bassissima è Germania, ad oggi il mercato ci dice questo, non io, non è Danilo Zanni dice che no, è il mercato che parla, ci sono delle assicurazioni, ci sono dei credit default swap, cioè è prezzato, signore, quello che volevo spiegarvi è prezzato il fallimento dell'Italia, non è l'economista A dice sì, l'economista B dice no, non ascoltiamo, signori, la finanza non è parole, non è chiacchiere, sono numeri. Ecco, per quello che mi piace tanto, ok? La finanza non sono chiacchiere, articoli sui giornali, non leggeteli, smettetela di leggere articoli sui giornali che dicono l'Italia fallisce, non fallisce, è bella, è brutta, non mi interessa, voglio vedere i numeri, ok? Da cosa si è capito che Credit Suisse era in crisi già un anno fa? Dai credit default swap, chissà perché, nell'ultimo mese era credit default swap, è l'assicurazione che gli istituti pagano contro il rischio di default e aveva superato quello di Montepaschi, per intenderci. Bene, quindi dai numeri si capiscono tantissime cose. Quindi la probabilità di default dell'Italia è bassa, non bassissima, però è il più grande rischio, è poca probabilità, ma più grande rischio che possiamo avere in questi strumenti. Ecco perché, signori, dobbiamo per forza passare alla terza tipologia di investimento del breve termine, che cosa è? Indovinate un po', è un'aggregazione di questi titoli obbligazionari all'interno di un singolo strumento, di un singolo fondo, di un singolo ETF, perché ovviamente ha dei costi estremamente ridotti e quindi ci permette di andare a prenderci tutto il rendimento che le obbligazioni offrono. Attenzione, il passaggio all'ETF non ci deve far pensare che però rende un po' meno. No, lo andiamo a vedere adesso. L'ETF ci permette di eliminare il rischio di credito, il più grande rischio che ho acquistando una singola obbligazione, e dall'altra parte mi permette di mantenere il rendimento dell'obbligazione, tolto i costi di gestione dell'ETF, che però sono molto molto ridotti. Ok, andiamo a vedere due, ne ho selezionati due per voi. Voglio andare a vedere un obbligazionario che ha un ETF obbligazionario che ha all'interno praticamente una marea di obbligazioni governative diversificate per scadenza, per emittente, quindi chiaramente all'interno dell'Europa, quindi sarà una buona fetta Italia, una buona fetta Germania, una buona fetta Francia, eccetera, eccetera. Però diversificati per emittente, diversificati per scadenza. Signori, se mi fallisce il BTP del 2024, chiaro non è bello, chiaro anche l'ETF ne subirà, però invece che perdere tutto, perdo magari il 7-8%, ecco, questo è quello di cui stiamo parlando. Chiaramente magari la perdita potrebbe essere superiore per un rialzo dello spread, ma ricordiamoci che essendo una duration così bassa, anche in caso di variazioni di spread, la sensibilità su questi prezzi sarebbe molto bassa. E quindi andiamolo a vedere, vediamolo già che in un anno, guardate com'è cambiato, da un ETF che scendeva continuamente perché aveva all'interno titoli che rendevano negativo, ecco che l'inclinazione è cambiata, è cambiato il vento. E in questo caso, andando a vedere le caratteristiche dell'ETF, abbiamo una scadenza media ponderata dello 0,43, quindi vuol dire che stiamo andando a prendere dei titoli con scadenza inferiore ai 6 mesi, quindi immaginatevi la sensibilità della variazione del prezzo in funzione dei tassi è bassissima, quindi rischio variazione prezzo molto bassa. Dall'altra parte ci troviamo un rendimento alla scadenza medio ponderato del 2,85%. Ovviamente in questo caso rendimento un po' più basso rispetto al singolo BTP, perché? Perché qua abbiamo la diversificazione, quindi avremo anche obbligazioni tedesche, francesi, spagnole che rendono un po' meno rispetto a quelle italiane. Quindi signori, in termini di rischio stiamo paragonando due strumenti completamente diversi. Un BTP che ha un rischio specifico, che ha un rischio paese, che ha un rischio spread con una singola durata, ha uno strumento finanziario che è vero mi costa qualcosa di gestione, ma è vero che mi rende anche un pelino meno, ma in termini di rischio, signori, non c'è alcun paragone. Elimino il rischio di credito, elimino il rischio di durata, elimino o delle obbligazioni che mi scadono prima, livello di rischio, signori, non c'è paragone. E proprio per questo vi voglio far vedere un altro ETF che già su questo canale ho già portato, che è un ETF, quindi un fondo che all'interno c'ha circa quasi 500 obbligazioni,
ma non governative, corporate. Corporate vuol dire che andiamo a prendere obbligazioni di aziende. In questo caso aumentiamo il rischio. Aumentiamo il rischio di credito, cioè è più facile che fallisca l'Italia o che fallisca, la butto lì, Intesa San Paolo. Chiaro che sono molto correlate le due cose, eccetera, 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 però, insomma, avrà sempre una probabilità di default minore lo Stato rispetto a un'azienda, io mi auguro e spero. Bene, quindi stiamo aumentando un pochettino il rischio di credito, questo però ci permette di avere un rendimento più alto e il rischio di credito, ricordiamocelo, nell'ETF è diversificato, quindi anche se dovesse fallirmi un'azienda, due aziende, io all'interno di questo ETF ho una diversificazione talmente ampia che probabilmente non lo sentirei nemmeno. L'andamento, lo vediamo, è molto simile dell'ETF precedente, quindi discesa quando i tassi erano negativi e oggi invece la tendenza è quella di ritornare a offrire dei rendimenti interessanti. In questo caso, le caratteristiche del portafoglio, ci troviamo una scadenza media ponderata dello 0,6, quindi titoli che scadono mediamente poco più di 6 mesi, ok, 7 mesi, 8 mesi, e dall'altra parte abbiamo un rendimento alla scadenza medio ponderato del 3,65%, che è nettamente più alto rispetto al BTP che abbiamo visto prima. Quindi in questo caso cosa sto facendo? Sto alzando il rischio di credito e andiamo a vedere anche i singoli titoli che ci sono all'interno. Qua vi ho messo le prime 10 obbligazioni che ci sono. Abbiamo Goldman Sachs, DNB, JP Morgan, Banco Santander, Societe Generale, quindi banche veramente sistemiche. Abbiamo Credit Suisse, però andiamo a vedere quanto pesa Credit Suisse. 0,61%. 0,61%, cioè questo, abbiamo visto il grafico poco fa, che è successo a questo ETF con lo scandalo Credit Suisse? Nulla, nulla. Vi rifaccio vedere il grafico, non è successo nulla. Anzi, vediamo una leggerissima discesa per poi un recupero repentino. Questo proprio perché è legato anche alla duration molto bassa e comunque è una diversificazione di titoli che non è male. Chiaramente quando parliamo di obbligazioni corporate abbiamo la maggioranza di obbligazioni finanziarie e questo è un tema da stare, sul quale stare comunque attenti. Il bello che cos'è? È che uno può, ovviamente dipende dalle cifre, ma può andare veramente a diversificare la sua esposizione in titoli societari, in titoli governativi all'interno dell'Europa o anche fuori. L'importante è avere una duration bassa, quindi su qua si può poi costruire ovviamente un portafoglio estremamente diversificati con diversi ETF, quindi ovviamente anche in questo caso non vi do ISIN né nulla, proprio perché anche qua, quindi compro uno, l'altro, quell'altro, non è quello il tema è un altro, ok? Il tema è sempre più concettuale. E quindi in questo caso è chiaro che sto aumentando leggermente il rischio per avere un rendimento molto più importante, in modo però diversificato. Quindi se qualcuno oggi mi dicesse, Danilo, compri qualche obbligazione singola di queste 10 da avere all'interno del portafoglio, magari ho 100.000 euro da gestire in modo monetario, ti compreresti mai una di queste obbligazioni? La risposta sarebbe assolutamente no. Ti compreresti con parte magari di quella liquidità questo ETF? La risposta è ma perché no? Oh bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Io vi avevo detto che alla fine di questo video vi avrei detto la mia preferenza, ma temo di non essere riuscito a tenermi la mia preferenza. Quindi penso che abbiate già capito qual è la mia preferenza. Ovviamente l'ETF, quindi il conto deposito va bene, è bello, non sono esposto al mercato, però mi rende relativamente meno rispetto alle altre scelte. È vero che c'è il fondo di tutela interbancario, però è vero anche che sto prestando i miei soldi a, non dico una banchetta, ecco, no, però a una banca che non è magari così strutturata come tante altre. E tra l'altro nel panorama di oggi abbiamo visto che anche banche strutturate vanno in crisi purtroppo abbastanza facilmente, quindi non avrò mai la garanzia, ecco, di stare super tranquillo. Dall'altra parte abbiamo la singola obbligazione che con un rendimento molto buono lo posso vendere e comprare quanto voglio, quindi lo posso scambiare sul mercato secondario, che è estremamente, è una cosa fondamentale per il mio investimento, quindi posso liquidarlo subito, ecco, ha un'alta liquidità a differenza del conto deposito, ha una variazione di prezzo ma molto limitata perché ha una duration bassa e quindi bene, ma ha un rischio di credito. Questo rischio di credito come lo eliminiamo senza recare danni al rendimento? Con l'ETF. Ecco perché l'ETF, a mio modo di vedere, oggi è il modo migliore per gestire la liquidità che abbiamo sui nostri conti correnti.
E il mio approccio è cambiato molto rispetto a un anno fa, dove un anno fa un ETF governativo a breve termine non l'avrei comprato nemmeno sotto tortura. Perché? Perché nel mio modo di vedere l'investimento deve essere un... io all'interno del mio portafoglio vado a scegliere che cosa? Strumenti finanziari che, uno, mi aumentano la diversificazione del mio portafoglio, ok? Quindi mi diminuiscono il rischio, quindi punto uno rischio, ma punto due che mi offrono un rendimento atteso positivo. Un anno fa questi ETF non mi offrivano un rendimento atteso positivo, quindi non li inserivo all'interno del portafoglio. Oggi, cambiata completamente logica, sono tornati strumenti efficienti, liquidi e soprattutto che mi offrono un rendimento a fronte di una protezione, e allora tutta la vita sto tornando su questi strumenti finanziari. E con questo video ovviamente vi avrei voluto passare il concetto di farvi capire quanto è cambiato il mondo finanziario, soprattutto sul mondo obbligazionario, inflazione, tassi, e quindi per la gestione della liquidità nel breve periodo. L'invito che vi faccio, signore, è questo: se non avete modificato il vostro portafoglio finanziario, soprattutto per quella parte che riguarda la gestione della liquidità nell'ultimo anno, beh, ve lo devo dire, c'è qualcosa che non va. Quindi cliccate sul link in descrizione, contattateci, perché vi aiuteremo a sistemare la vostra situazione e a modificarla, soprattutto per adeguare le vostre scelte di investimento a un mercato che è completamente stravolto. Io vi ringrazio per l'attenzione, un bel like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!